Parte da un'iniziativa dello SMI, il Sindacato dei Medici Italiani, la campagna informativa che da settembre coinvolgerà le famiglie per sciogliere dubbi e sfatare falsi miti sulla campagna vaccinale anti-Covid tra i più giovani, nella fascia d'età che va dai 12 ai 18 anni. L'obiettivo è innalzare la percentuale di copertura vaccinale anche in funzione di una riapertura in sicurezza delle scuole, tentando, attraverso chiamate attive dei medici di famiglia, di vincere le reticenze delle famiglie più scettiche, come ci spiega il dottor Silvio Basile. Noi dobbiamo raggiungere la copertura ottimale in tutte le fasce di popolazioni, non solo nelle popolazioni a rischio, cioè negli anziani e nelle popolazioni che hanno oltre i 60 anni. Per avere la vera immunità di gregge è necessario che anche nelle indicazioni dell'AIFA chi può vaccinarsi deve farlo, e più adesioni riusciamo ad avere, più riusciamo a contrastare meglio l'avanzata del virus, che come potete vedere sta rialzando la testa. Ci sono i genitori che si dicono ancora scettici per il fatto che si tratta di persone molto giovani nell'ambito della vaccinazione, nella fascia dei 12-18 anni. Come si può convincere appunto soprattutto le famiglie? I vaccini sono sicuri, tant'è che i vaccini si fanno soprattutto in età neonatale. Gli studi dimostrano che la sicurezza e l'efficacia della vaccinazione, l'AIFA ne autorizza la somministrazione anche in altre fasce d'età, adesso siamo arrivati alla fascia d'età dai 12 anni in su. Di che vaccini parliamo? Parliamo quasi esclusivamente di vaccini cosiddetti a mRNA. Infatti sono soltanto i vaccini Pfizer e Moderna. Avete dei dati anche a livello territoriale sulla copertura vaccinale di queste persone, di questa fascia di età? Attualmente è bassa, proprio per questo noi faremo un'opera per convincere i ragazzi e le famiglie a far vaccinare i bambini e i ragazzi. La copertura forse a questo momento oscilla fra il 20% e il 30%. Vogliamo convincere le famiglie della necessità di proteggere la famiglia integralmente, dunque tutta la famiglia, dal bambino alla persona anziana. Il coinvolgimento delle famiglie in che modo avverrà? Possiamo scaricare gli elenchi delle persone che si sono vaccinate e chiaramente quando vedremo che c'è un ragazzo, una fascia d'età che ancora si vaccina, coinvolgeremo in qualche modo le famiglie mandandogli dei messaggi, invitando il figlio a partecipare alla vaccinazione oppure chiamandoli direttamente, parlandoci. Dunque ci vuole una campagna di chiamata attiva, cosiddetta. Per convincere questa fascia dei ni a diventare sì. Sì, perché di fatto i Novavax sono molto pochi, fanno molto confusione, ma in realtà sono una sparuta minoranza. Il problema sono queste persone ancora incerte, insicure, che in parte vengono rallentate nelle loro scelte, nelle loro decisioni da questa campagna contro la vaccinazione e sui quali noi vogliamo intervenire.